cosa devo dire? Devo dire grazie, grazie infinite, perché questa giornata è un po' il coronamento iniziale di un grande percorso che abbiamo fatto oltre 2 anni e mezzo fa, un percorso che vuole che in un progetto a 360 gradi che parla dell'abbattimento della povertà e del presupposto per contribuire a creare momenti di serenità e di felicità che devono essere degli esseri umani, di tutti gli esseri umani del mondo, e che l'Italia può sicuramente promuovere, perché le eccellenze non mancano in nessun campo, anzi forse sono le più grandi eccellenze in tutti i campi per diventare esempio per il resto del mondo. Forse l'unico campo in cui l'eccellenza non c'è è proprio nel campo della politica, che è quello trasversale, che permette che le cose funzionino oppure che non funzionano. E che non funzionano, purtroppo, l'evidenza è fin troppo reale. Quindi noi siamo partiti per contribuire a fare tutto ciò, e oggi con il nostro progetto abbiamo evidenziato che nel passaparola, oltre ad esserci i CLEM, si chiamano così, Comitati Locali Etici Mondo Migliore, ci sono i CLEM dedicati, figure professionali che, come il comparto legato alle solidarietà motorie, si coalizzano, si mettono insieme e a livello piramidale, in forma ovviamente valoriale, esprimono il referente regionale, provinciale, comunale in tutti i posti d'Italia, ovvero uno che alza la mano e dice: io vi aiuto a fare questo, mi piace fare questo. Oggi, ripeto, la nostra felicità, nostra come amici che stanno in questa associazione che è nata nel 2010, nel 2015 ha fatto il primo passo con il primo salotto solidale, oggi, ripeto, è una soddisfazione grande proprio perché questo comparto ha fatto il suo primo appuntamento nazionale. Grazie a tutti voi, questo comparto sempre di più, che è un comparto fiore all'occhiello del progetto COEM, farà i suoi passi, non tanto per abbattere le problematiche legate alle barriere architettoniche, perché per quello ci vuole la politica, ma senz'altro noi, grazie a loro, grazie a chi sa che cosa vuol dire persona speciale e non persona disabile, perché in fondo dentro ogni persona c'è una persona speciale, ed è quel cuore, quella luce che sicuramente in ogni uomo può fare la differenza. Quindi grazie a voi per averci permesso tutto questo. Grazie. Grazie. Grazie.